Ciao a tutti e bentornati su Biancolievito. Con questo video andiamo ad aprire un capitolo nuovo nella scuola di pasticceria di Biancolievito, un capitolo molto estivo, che è proprio quello della preparazione delle confetture. Come sapete bene, per preparare una confettura abbiamo bisogno sicuramente della frutta, abbiamo bisogno di uno zucchero, abbiamo bisogno di un acido, molto probabilmente vedremo sarà il limone, ma avremo anche bisogno di qualcosa per addensare la nostra confettura, che è una sostanza che si chiama pectina. Ora, alcuni frutti, come vedremo, sono molto ricchi di pectina, per cui non avremo bisogno di aggiungere nella ricetta, ma in molti altri casi invece la pectina contenuta nella frutta non sarà sufficiente a farla addensare e quindi possiamo ricorrere o all'aggiunta di pectina artificiale, quella in polvere, o all'aggiunta invece di una pectina naturale estratta appunto dalla mela verde, che ne è molto ricca, e avremo in questo caso una confettura o una marmellata completamente naturale. L'estrazione della pectina dalla frutta è molto facile e gli ingredienti sono davvero basilari. Abbiamo bisogno delle mele verdi, abbiamo bisogno dell'acqua, tutto qua. E il primo processo che andiamo a fare è quello di tagliare la frutta già lavata in grossi pezzi, quindi potete tagliare la frutta essenzialmente a quarti in questo modo, conservando anche i semi, perché una parte anche della pectina viene contenuta nei semi della mela. Perfetto, proseguiamo con il taglio della mela. Perfetto, in questo modo. Ed andiamo ad aggiungere pari peso di frutta di acqua fredda. Una volta che il tutto sarà pronto, lo andiamo a portare ad ebollizione per 30 minuti a fiamma moderata, in modo tale da poter estrarre la pectina e poi filtrare il tutto. Perfetto, sono passati 30 minuti, come vedete la mela si è completamente dissolta, ha lasciato la sua pectina contenuta nella buccia e nei semi all'interno dell'acqua. Quello che andiamo a fare ora è appunto filtrare questa, chiamiamola poltiglia, che non è molto invitante, per recuperare infine la pectina. Quindi andiamo in questo caso a passarla in un colino, in questo modo. Perfetto. Avendo cura di far fuoriuscire il maggior succo che riusciamo dalle mele. Perfetto, il liquido così ottenuto possiamo conservarlo in frigorifero almeno 12 ore prima di utilizzarlo, in modo tale che appunto si raffreddi e si stabilizzi, dopodiché possiamo appunto utilizzarlo come addensante all'interno delle nostre ricette. Ci vediamo presto su Biancolievito, ciao!